Buonasera dallo studio centrale di TV6, sono le ore 21, benvenuti ad un nuovo numero di replay. All'Adriatico è calato il sipario sul campionato di Serie B con la Salernitana che festeggia la promozione in Serie A a distanza di 23 anni. Nel Pescara non c'è la quiete dopo la tempesta, ma solo silenzio. Il silenzio dopo la tempesta ed è un silenzio assordante. Nessuno si è presentato ai microfoni a fine partita, era stata già una vigilia molto calda con l'aggressione alla figlia dell'allenatore del Pescara Grassadonia, poi in campo un bel gesto ad inizio partita da parte dei giocatori campani che, ripeto, prima della gara sono andati a salutare ed abbracciare il tecnico del Pescara. Grande festa a Salerno, inizieremo dalla stretta attualità. Saluto subito Andrea Costantini, buonasera Andrea, tra poco risultati. Buonasera Enrico, buonasera. Classifica, saluto subito gli ospiti che sono collegati con noi, Antonio De Leonardis, buonasera. Buonasera. Francesco, buonasera. Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. E ritrovo con piacere il collega Paolo Toro, buonasera Paolo. Buonasera a voi, grazie. Iniziamo subito dalla stretta attualità, anche se poi nel corso di questa trasmissione analizzeremo molti punti, soprattutto in riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente Sebastiani su alcuni siti, tanti spunti che coinvolgono un po' tutti gli elementi del gruppo Pescara Calcio. Andrea, allora iniziamo con risultati e classifica. Assolutamente, i risultati dell'ultima giornata di campionato sono i seguenti: Chievo-Ascoli 3-0, Cittadella-Venezia 1-1, Empoli-Lecce 2-1, Monza-Brescia 0-2, Pescara-Salernitana 0-3, Pisa-Entella 3-2, Pordenone-Cosenza 2-0, Regina-Frosinone 0-4, Spal-Cremonese 1-0, Vicenza-Regina 2-1. Per una classifica che vede il primato dell'Empoli, che era già tale da tre giornate, 73 punti, la quota della prima della classe. Salernitana promossa anch'essa come seconda classificata, chiude il campionato a quota 69 punti, poi Monza e Lecce sono rispettivamente terza con 64 punti e quarta con 62 punti. Queste due squadre accedono direttamente alla semifinale playoff. Poi il Venezia quota 59, Cittadella 57, tre squadre a 56, Chievo, Brescia e Spal. Per classifica avulsa, la Spal resta fuori dai playoff, si classifica al nono posto, il settimo posto è per il Brescia e l'ottavo posto è per il Chievo Verona. Questo vuol dire che giovedì nel turno secco preliminare di playoff si affronteranno al tombolato di Cittadella, Cittadella-Brescia, giovedì alle ore 18. La seconda partita secca sarà quella tra Venezia e Chievo, al Penso di Venezia alle ore 21, sempre di giovedì. In caso di parità si andrà ai supplementari, in caso di ulteriore parità alla fine dei supplementari passeranno le due squadre meglio classificate, che sono anche quelle che giocano in casa, e dunque rispettivamente Venezia e Cittadella. La vincente di Venezia-Chievo sfiderà il Lecce, la vincente di Cittadella Brescia sfiderà il Monza. Le due semifinali si giocheranno, quelle di andata lunedì 17 e quelle di ritorno giovedì 20, poi la chiusura con la doppia finale domenica 23 e giovedì 27. Continuando a scorrere la classifica, a quota 50 la Regina, così come il Frosinone, a quota 48 Cremonese, Pisa e Vicenza, 45 punti per il Pordenone, 44 per l'Ascoli. Non si giocano i play out per via della vittoria del Pordenone oggi contro il Cosenza. Il Cosenza aveva la chance, vincendo a Lignano, di portarsi almeno 4 dal Pordenone e giocare il doppio playout, sempre con la squadra di Dominzi. Invece ha vinto il Pordenone 2-0 e il Cosenza retrocede senza fare i playout, al pari di Reggiana, Pescara e Virtus Entella, che chiudono con 34, 32 e 23 punti. Enrico. Sì, allora se sei d'accordo, dunque analizziamo subito questo risultato della Salernitana 3-0, dedicheremo pochi minuti all'evento dell'ultima giornata di campionato, quindi Andrea, se ci proponi le immagini ed anche una breve intervista con Castori, i festeggiamenti a Salerno.
Ok, possono partire le immagini. Grassadonia aveva scelto un 11 che tra le tante assenze prevedeva anche quella di Scognamiglio che era squalificato, un 11 che all'apparenza era 4-3, poi però il Pescara ha scelto di giocare con il 3-5-2, speculare a quello della Salernitana perché la coppia d'attacco era composta da Odgaard e Seter. Capone ha fatto il tutta fascia di destra, trio centrale con Volta, Gutte e Sorensen. Nella Salernitana in campo due ex, Gjomber e Jarosinski, fresco Jarosinski perché ha giocato fino a gennaio con il Pescara, per lui davvero è cambiata la vita, tra virgolette, con il passaggio alla Salernitana, da una possibile retrocessione addirittura alla promozione in Serie A. Squalificato un altro ex, Koulibaly, in attacco Tutino e Gondò, una Salernitana che ha accusato un po' il caldo, un po' la pressione del risultato, e il Pescara ha tenuto il campo in maniera dignitosa nel primo tempo. Salernitana che si è fatta vedere al primo minuto con questa punizione di Chine sopra la traversa, poi però tanta fatica per la squadra di Fabrizio Castori, e un Pescara che, lo ripetiamo, ha saputo fare una partita, diciamo così, dignitosa, senza particolari squilli. Però ha avuto questa occasione con Odgaard, uno spunto personale e tiro sull'esterno della rete, ma soprattutto, tra poco vedremo la migliore palla gol del primo tempo, un palo colpito da Damir Seter. Questa è un'altra azione della Salernitana, ma niente di che, un'uscita in presa alta di Fiorillo su una punizione cross di Chine. E poi questa è l'azione di cui stavamo parlando, con Macin che scambia con Omeonga, poi c'è un rimpallo che favorisce Seter che da buona posizione spreca clamorosamente, palla sull'esterno del palo, poteva calciare sicuramente meglio sotto la traversa e segnare il gol del vantaggio del Pescara. Un'azione, ripeto, casuale, un rimpallo su Casasola e la base del palo colpita da Seter, e su questa azione sostanzialmente finisce un primo tempo giocato a ritmi piuttosto blandi. Castori vede che comunque qualcosa non va, effettua un doppio cambio, inserisce Djuric e Andrea Anderson, saranno giocatori decisivi per la ripresa, fuori Gondò. Questo è un episodio, un contatto tra Omeonga e un calciatore della Salernitana che ha fatto gridare al calcio di rigore non concesso da Prontera di Bologna. Djuric qui si fa vedere con le sue sponde aeree, è stata una chiave della partita. Tutino ha sprecato davanti a Fiorillo ed ecco l'episodio che sblocca la partita, torre ancora di Djuric, conclusione respinta con la mano da Rodrigo Gut, e qui Prontera concede il calcio di rigore e va ad ammonire il giocatore del Pescara per questo intervento con il braccio proprio su conclusione di Andrea Anderson, che poi si prende la responsabilità di calciare e spiazzare Fiorillo per il vantaggio della Salernitana. Ci sono tanti rigoristi, Tutino, Djuric, ma alla fine calciato Andrea Anderson. In questo momento Monza Brescia era ancora sullo 0-0, dopo questo gol addirittura arriverà il vantaggio del Brescia che poi si imporrà 2-0 allo U-Power Stadium, un risultato anche quello che dà ulteriore conforto alla Salernitana, che nel frattempo si è liberata dalle paure e va al raddoppio con Thiago Casasola. Questo esterno col vizio del gol sorprende Sorensen, dribbla Gut e calcia sul palo di Fiorillo che si fa superare proprio tra palo e portiere, il gol del 2-0. Pescara che qui ci prova con una conclusione sopra la traversa da parte di Capone, e qui siamo al terzo gol che fa scendere il sipario sul match. Tutino in area di rigore calcia un tiro che è stato toccato da Gut, una deviazione che spiazza Fiorillo. 0-3 sarà anche il finale di questo match e dunque inizia la festa per la Salernitana. Questa è la festa in campo, festeggiamenti tutti in campo, i giocatori della panchina, Castori che festeggia con il suo vice Bocchini che lo ha anche avvicendato quando Castori fino alla scorsa partita ha avuto il Covid. Bocchini insomma dalla panchina ha guidato una Salernitana capace di battere l'Empoli, soprattutto di andare a vincere la partita di Lignano con il Pordenone al 96esimo dopo aver perso in casa col Monza. È stato un momento cruciale nella stagione della Salernitana, il momento in cui la Salernitana ha controsorpassato il Lecce, si è lasciato alle spalle il Monza e ha vinto il campionato. Questa la festa a Salerno, le immagini che ci giungono attraverso l'emittente Telecolore, ma andiamo ad ascoltare cosa ha detto Fabrizio Castori, che ringrazia la Salernitana e poi fa un parallelismo tra il suo calcio e il cosiddetto tiki-taka. Ascoltiamolo. Quando mi ha chiamato la Salernitana, dentro di me mi era subito frullato in mente l'idea che potesse essere una piazza importante dove poter
appunto per seguire questo mio obiettivo. Ci siamo riusciti. Intanto ringrazio la società perché mi ha messo a disposizione, mi ha fatto lavorare in maniera migliore possibile. A partire dal presidente, i due presidenti, lo dico di Mezza Roma, il direttore Fabiani, col quale ho creato subito feeling, e poi di conseguenza la squadra, perché la squadra ha creduto subito nel lavoro che si faceva. Io credo di conoscere Tiki Taka come le mie tasche, perché se tu vuoi combattere un sistema lo devi conoscere. Quindi questo è il primo punto. Poi dico di più, secondo me Tiki Taka Guardiola non lo fa più da 10 anni. Quindi chi ha imitato, chi ha, lo ha scimmiottato il Tiki Taka, perché il Tiki Taka è un calcio spagnolo. Io, con tutto rispetto, non voglio dire, io, a me mi si deve riconoscere, come posso dire, coerenza, che ho fatto sempre le cose in cui credo. Tiki Taka non mi piace, non lo faccio, che non vuol dire non lo conosco, io lo conosco come le mie tasche, perché se lo vuoi combattere, lo devi conoscere, il nemico devi conoscere come si combatte, no? Il nemico, diciamo, è un'ideologia avversaria. Quindi, però ho tenuto sempre forti le mie convinzioni, sono sempre fedele alle mie idee, perché bene o male l'allenatore deve avere le sue idee. Che poi, secondo me è un calcio all'avanguardia il mio, perché intanto è fondato sul lavoro settimanale, giornaliero, a livelli estremi, perché io il giocatore lo porto a limiti di stress fisico, però paga, perché noi abbiamo fatto un giocatore straordinario, vinciamo le partite al secondo tempo, se vince le partite al secondo tempo vuol dire corri più degli altri. Beh, complimenti a Castori che con la Salernitana ottiene la sua personale 10ª promozione. Ora, per chiudere il discorso sulla promozione dei campani, c'è da verificare cosa accadrà a livello societario, perché il regolamento prevede che una proprietà non può avere due squadre nello stesso campionato. A tal proposito, Andrea, oggi si è espresso proprio il presidente della FIGC Gravina su questa situazione, sì, di Lotito. Ha ricordato che c'è una regola che poi è sancita dall'articolo 16 bis delle NOIF, che, per dirla proprio alla Gravina, come si è espresso lui, rinforza un principio statutario previsto dall'articolo 7,8, ed è una regola in linea con le direttive UEFA. Non sono possibili multiproprietà nel calcio professionistico. Il presidente Lotito ha usufruito di una deroga alcune stagioni fa e quindi ha potuto guidare dal punto di vista della proprietà la Salernitana Calcio, oltre che essere proprietario della Lazio. Però in vista della prossima stagione, per formalizzare l'iscrizione al campionato di Serie A bisogna cambiare la proprietà della Salernitana. Peraltro abbiamo ascoltato alcuni colleghi di Salerno poco fa che hanno detto che, insomma, sarebbe addirittura d'arrivo una cessione delle quote, anche perché immaginiamo che lo stesso patron Lotito si sia preparato a questo possibile felice evento della promozione della Salernitana. Dunque, nelle prossime settimane... Ecco, dovrebbe... Andrea, poi un'ultima cosa, la Salernitana non tornerà in città questa sera, no? Non è tornata a Salerno, si sta dirigendo in Umbria, a Cascia, per un voto che è stato fatto. In caso di promozione si sarebbero recati a Cascia presso il santuario di Santa Rita, quindi solo domani la Salernitana tornerà a Salerno e potrà, diciamo così, proseguire la festa con i tifosi e la squadra che rientrerà in città. Sorrisi di entusiasmo, lacrime di gioia a Salerno, lacrime diverse invece a Pescara, perché oggi cala il sipario sulla Serie B. Ripetiamo quanto detto all'inizio: a fine partita, silenzio assordante in casa Pescara. Era presente al campo proprio Paolo Toro e non c'è stato proprio nessun tesserato che si è presentato in sala stampa, vero Paolo? No, no, assolutamente, per quello che abbiamo visto, assolutamente no. C'era un clima un po', come devo dire, surreale, ma insomma fino a un certo punto, insomma. Forse è stato anche l'ennesimo 0-3 accumulato in questo periodo, che magari avrà, non lo so, magari se la partita fosse finita in una maniera diversa, probabilmente ci sarebbe stata anche più voglia. Io mi auguro che questo silenzio sia un silenzio meditativo e che la società stia già lavorando, già da qualche settimana, dico, per programmare seriamente, diciamo, la stagione nuova e soprattutto l'impostazione della stagione nuova. Oggi niente, nessuno si è espresso, nessuno, certo, quindi ha commentato né la partita, tanto meno il campionato.
Chiedo a voi tutti e poi passiamo ad analizzare le dichiarazioni che abbiamo letto sui siti del presidente Sebastiani. Retrocedono dunque Entella, Reggiana, Pescara e oggi il Cosenza. Sono state le peggiori quattro squadre di questo torneo di Serie B, inizio da Totò De Leonardis. Ma credo che mai verdetto fu più credibile, voglio dire, perché veramente il campionato ha espresso questi valori. Le ultime quattro sono le squadre peggiori che hanno giocato, non c'è stata una caduta improvvisa o altro, questi sono stati in fondo alla classifica per tutta la stagione, per cui credo su questo verdetto non ci sia veramente niente da dire, così come credo che non sia nulla da dire sul successo della Salernitana, che insomma, proprio esprimendo il calcio di Castori che tanto vituperato, voglio dire, perché non è che abbia grandi stime nell'ambiente soprattutto dai saloni del calcio, si è ripetuto, tra l'altro aveva fatto un miracolo col Carpi, ha fatto un nuovo successo, quindi un miracolo l'aveva fatto anche lo scorso anno a Trapani, poi è vero, certo, con i due punti avrebbe evitato anche qui, per cui proprio se c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dire che Castori, insomma, il calcio di Castori non entusiasma, beh, lasciamo perdere, guardassero un altro sport, credo. Francesco, sei d'accordo dunque sia sulle quattro retrocesse sia su Empoli e Salernitana che tornano in Serie A? Totalmente, l'Empoli era tra la prima favorita, la Salernitana è una grande sorpresa. Conferma che ci si può divertire, c'è chi si diverte con il non chiamiamolo nemmeno più tiki taka, quei passaggetti, 30-40 passaggi a mettere in affanno il compagno di squadra prima invece di buttare la palla, diciamo di lanciarla in avanti. E io ripenso a quello che ha detto tante volte Galeone, che ha detto tante volte Zeman, anche Castori e tanti altri allenatori: se la porta avversaria sta giù, la palla deve andare giù in un modo e in un altro, possibilmente il più rapido possibile. Castori ha vinto, ricordavi tu, 10 campionati mi sembra, comunque ha vinto a tutti i livelli, e quindi onore a Castori. Le quattro che retrocedono sono quelle, se vogliamo, non proprio pronosticate alla vigilia, però quelle che nel corso della stagione hanno sofferto sempre. Ha provato il Pordenone a soffrire di più, tagliandosi i cosiddetti, quando fino a gennaio viaggiava in piena zona playoff, poi ti togli l'attaccante più forte e sarà un caso, ma il Pordenone si è salvato solo oggi. Questo conferma che le strategie di una società sono importanti e determinanti. Riccardo, e chi ha compiuto un miracolo è sicuramente l'Ascoli. Sì, l'Ascoli, che era fino a metà campionato bene o male alla nostra portata, con il mercato di gennaio ha preso un attaccante che gli ha risolto i problemi, quello che non ha fatto il Pescara, e da gennaio ha svoltato facendo le ultime 10-12 giornate in maniera esaltante, addirittura raggiungendo la salvezza senza play-out, che era impensabile fino a 3-4 settimane fa. Quindi assolutamente l'Ascoli una rivelazione in positivo, come il Monza è stata una rivelazione in negativo, perché aveva, con tutti i soldi speso, sicuramente puntava alla promozione diretta e adesso si trova invischiata nei play-off, che i play-off sono sempre una lotteria, e penso che a Monza non si respiri come da noi una buona aria in queste ore. Bene, volevamo sentire anche Paolo Toro, l'abbiamo perso, cerchiamo di recuperarlo. Adesso andiamo nel dettaglio di quanto sta accadendo nel Pescara, qualche dichiarazione di Sebastiani sui siti nei giorni scorsi. Le prime parole: ho sbagliato tutto negli ultimi 2 anni, chiedo scusa alla città. Iniziamo a analizzare queste frasi che sono più importanti. Quando dice: il declino è arrivato a gennaio 2020, quando ho accettato le dimissioni di Zauri, avrei dovuto trattenerlo e mandare via altre figure. Sarei dovuto entrare a gamba tesa su alcune situazioni. Certo, sono discorsi che noi abbiamo fatto tante volte, le abbiamo raccontate. A questo punto sta venendo a galla il discorso relativo
a quello spogliatoio che ha compromesso soprattutto il lavoro di Zauri. Ecco, come analizzate queste prime dichiarazioni? Totò. Ma mi sarebbe piaciuto intanto che queste dichiarazioni non uscissero da un sito, ma che fosse, come del resto aveva promesso il Presidente, di parlare a fine stagione e dire chiaramente un po' a tutto. Anche la comunicazione credo che sia importante. Spero che sarebbe giusto fare una conferenza stampa, giusto? Esattamente, sì. Sarebbe anche questa comunicazione dovrebbe cambiare come atto dovuto per cambiare le carte in tavola. Sicuramente gli errori sono stati, io ricordo solo questo, io ho assistito a una sola conferenza stampa ed è stata la presentazione di Oddo assieme a Sebastiani. Io in quella sede dissi una sola cosa, non c'era ancora il mercato chiuso, secondo me questa squadra è da rifondare, l'avevo già detto anche prima. Tutto, non perché no, scusami, l'ho detto io. Scusami se ti interrompo, vorrei tornare a queste dichiarazioni inerenti alla passata stagione, quindi Zauri va via da Pescara per colpa sicuramente di qualcuno e non c'è stato l'intervento della società. Ma certo, difatti credo che appunto l'errore sia soprattutto della società, perché non è che insomma che se ne sia accorto solo adesso, insomma, chiaramente non si è avuto il coraggio di tagliare i ponti, non so se per problemi economici, perché per non buttare via giocatori importanti, però chiaramente questo segnale l'aveva avuto pure lui, insomma, e del resto non è un caso, il Zauri si è dimesso, non è che è stato licenziato, e quindi chiaramente questo amplifica ancora di più quello che possono essere le responsabilità e le colpe dell'assetto societario. Ma io credo che l'errore fosse anche precedente, perché a precedere la situazione di Zauri c'era stata quella di Pillon, quello è stato l'ultimo campionato che ci ha fatto anche sognare qualcuno, appunto come con il caso di Castori, storceva il naso per il gioco a suo avviso, però è una squadra che era arrivata alla semifinale e l'ha persa in un minuto magari per un cambio sbagliato, ma quello può succedere, però sicuramente è da lì, perché non credo che sia stato un episodio unico quello di mandar via un allenatore che tra l'altro lui sì che aveva salvato la squadra l'anno prima, probabilmente con Sottil ha avuto sorte migliore rispetto a quello che ha fatto Pillone l'anno prima, e poi aveva fatto questo grandissimo campionato con una squadra che comunque era, i risultati erano sicuramente superiori a quella che era la consistenza, la capacità della squadra, per cui sicuramente c'è stato questo errore di partenza, ripeto, con interventi tardivi, ma soprattutto con interventi in corso d'opera, dal licenziamento di Oddo alla campagna acquisti di gennaio del tutto fallimentare, che hanno ampliato questo problema fino ad arrivare a questo sfascio che è successo e che purtroppo adesso ovviamente la società dovrà risolvere, perché chiudiamo, non è che dobbiamo... Dopo ne parleremo, dopo ne parleremo. Certo. Allora, Paolo Toi è tornato. Paolo, stavamo commentando le dichiarazioni del Presidente Sebastiani rilasciate ai siti, e il primo punto era relativo al declino che è iniziato a gennaio 2020, leggo testualmente quanto c'è scritto sui siti, e Sebastiani sostiene che ha accettato le dimissioni di Zauri, è stato un errore perché doveva mandare via altre figure. Sono quei giocatori che hanno creato questo spogliatoio polveriera, quindi l'errore nasce lì, dando credibilità ad elementi che poi hanno rovinato tutto. Ma sicuramente sì, questa è l'ammissione di un fatto che molti di noi avevano ipotizzato, cioè quelle dimissioni di Zauri, che tutto sommato stava portando avanti un campionato più che dignitoso, anzi direi quasi buono. E quindi evidentemente lì oggi il Presidente si è reso conto che a quel tempo probabilmente avrà dato ascolto, se non ha fatto di sua iniziativa, avrà dato ascolto magari anche a qualche consiglio sbagliato, e avrà capito oggi per allora che che sicuramente sarebbe stato più opportuno fare leva sui giocatori, ritengo, più che sull'allenatore.
errore, vista la situazione che si era venuta a creare. Questo è stato il primo errore che ha generato... Capire, poi si sbaglia una volta, si recepisce l'errore e poi si corregge. No, invece andando avanti è stato fatto peggio, perché... Andando avanti è stato fatto e peggio. I calciatori avevano sempre più peso. È come se si fosse creato un potere interno più forte della guida tecnica, che è molto strano, non deve assolutamente succedere. Secondo me poi l'errore successivo più grande è stato quello, solo per opportunità, dico, di richiamare Oddo all'inizio di questo campionato. Per tutto quello che c'era stato nei giorni precedenti all'avvio del nuovo campionato, io Oddo, con tutto il rispetto tecnico che ho per lui, ma sicuro che fosse stato così, non l'avrei detto, non sarebbe stato opportuno. Avrei preferito continuare al limite con Sottillo oppure cercare un'altra figura. Quella è stata una cosa sbagliata, perché poi lì si pensava, anche dalle parole che sono state dette negli ultimi tempi, che lì ci fosse uno zoccolo duro da governare. In effetti era uno zoccolo dal punto di vista tecnico molto friabile, si è rivelato, e questo insomma ce lo dicono i risultati che ci sono stati. Evidentemente c'erano ancora dei malumori che probabilmente con la figura di Oddo si sono evidentemente anche accentuati, e questo ha avuto un riflesso ovviamente anche sul rendimento sul campo. Su poi c'è stato l'errore. Vorrei sentire anche Riccardo e Francesco. Riccardo? Beh, io devo dire che fui il primo, se ricordi bene, a denunciare lo spogliatoio Polveriera, discutendo anche animatamente proprio con alcuni di voi, che diceva: ah, se beh, conosci le cose, chi è stato non ricordi primo, è stato quando l'ultimo. Andò via Luciano Zauri. Io fui il primo a dirlo. E bene o male il fatto che il presidente agli stanzi di 2 anni abbia ammesso di questa situazione un po' mi inorgoglisce, perché qualcosa forse anch'io qualche notizia ce l'ho, visto che tanta gente si fregge di avere notizie che poi in realtà... Sì, Riccardo, però non credo che sia il momento adesso di prendersi dei meriti che non servono a nulla, ma parlo dei meriti tuoi, dei meriti miei, dei meriti di nessuno, perché non si tratta, sono state situazioni messe in evidenza un po' da tanti, adesso il primo, il secondo conta poco, quindi conta la realtà che ci porta poi a questa crudele e amara finalizzazione di un lavoro che non è andato a buon fine, no? No, non è andato a buon fine, perché l'errore è stato ripetuto quest'anno, prendendo praticamente è stato preso Luciano Zauri dalla primavera per dare un ciclo di 2 o 3 anni, è fallito, e dopodiché all'inizio di quest'anno ha ripreso Massimo Oddo con le stesse aspettative che aveva su Luciano Zauri, quello di riprendere un allenatore e di riportare e di rifare un programma a 2 o 3 anni. È stato fallito il primo ed è stato fallito il secondo, e quindi purtroppo le conseguenze sono queste. Probabilmente, ragione Paolo, l'anno scorso forse piuttosto che riprendere Massimo Oddo era meglio confermare Sottil e andare avanti per questa linea, ma non per poi per quello che ha fatto Sottil con l'Ascoli, in generale proprio per una continuità. Purtroppo ogni volta noi cambiamo tutti i giocatori, cambiamo ogni anno 20 giocatori e cambiamo 3 allenatori all'anno. Quando cambi 20 giocatori, tra l'altro senza mai comprare un attaccante, e cambi 3-4 allenatori all'anno, le conseguenze poi, i risultati sono quelli d'accordo. Che vediamo. Francesco? Ma intanto credo che c'è da prendere atto di questa importante dichiarazione del Presidente, che per mille motivi è quello che paga più di tutti, perché ha detto che continuerà qualche settimana fa, leggendo appunto le dichiarazioni che vengono rilasciate a destra o a sinistra, che continuerà o in B o in C. Purtroppo continua in C, quindi lui paga in prima persona. Diciamo che gli fa onore, anche se a distanza di troppo tempo, di riconoscere questo errore. Forse pubblicamente avrebbe potuto riconoscere, anche perché poi ha avuto anche il proseguo di quella stagione e di questa per entrare, come diceva lui, a gamba tesa su determinati giocatori, per dare un segnale forte, e magari oggi staremmo parlando di tutt'altro. E a proposito della posizione di questi calciatori, tutti hanno contratti anche per le prossime stagioni, e a proposito di contratti onerosi, Sebastiani ha dichiarato: la società non può permettersi ingaggi così alti, quindi dovranno trovarsi altre destinazioni. Totò, sei convinto che sia una
un'impresa facile liberarsi di elementi che hanno contratti pluriennali, che hanno casa a Pescara, quindi sono anche propensi a scendere di categoria? Ma assolutamente no, cioè, non è un problema, se che lo dici il problema scompare, cioè, i contratti li fanno apposta, voglio dire, quindi questo è un problema serio, se veramente c'è la volontà di azzerare tutto, di mandarli via, chiaramente il costo è notevole, però, a meno che questi non abbiano tutto il mercato e che sia una cosa facile, però credo che questa anzi sia proprio la cosa più difficile, potrebbero anche restare, visto che c'è la decisione di non utilizzarli, di tenerli fuori squadra però a Pescara. Quindi insomma questo è veramente il primo grossissimo problema che ha il Pescara in questo momento, anche perché poi la maggior parte di questi giocatori che hanno contratto lungo vengono da una stagione veramente poco dignitosa. Ecco, non solo Totò, ti chiedo anche, sai bene che sì, il paracadute in Serie C per il Pescara per il primo anno sarà di 1.900.000, però con questi contratti la spesa netta è di 2.500.000, quindi 5 milioni lordi, 1.900.000 i contributi dalla Lega il primo anno, si parte da 5 milioni lordi di contratti. Prego Totò. No, ma appunto è veramente la... Poi bisogna rifare la squadra. Esatto, appunto, il cuore del problema è proprio questo, cioè una volta che tu dici la squadra va rifondata, perché questo ha detto sì, Letta, ha detto il presidente, sì, mi sarebbe piaciuto dirglielo insomma in una trasmissione insieme, voglio dire, però nel momento in cui dici questo, chiaramente questa, lui sa benissimo quale sia il costo di questa operazione, per cui veramente la difficoltà maggiore sarà proprio quella, se veramente vuoi ottenere questo obiettivo, non è che hai altre risorse, non è che hai un mercato che ti può sostenere, e lì si tratta di mandare via, di tenere fuori dall'organico i giocatori che hanno il contratto, e quello è un costo pesantissimo, e le spese ti restano, aumentano a dismisura, quindi credo che questa sia veramente la prima chiave. Mi piacerebbe prima o poi credo che sarà ospite anche da noi, di poter fare queste domande al presidente. Paolo, non so se hai sentito tu qualche calciatore di questo gruppo di senatori, non so se hai avuto la possibilità, certo molti fanno fatica ad avere mercato, anzi quasi tutti, e quindi crediamo che il problema sia veramente di difficile risoluzione. Il problema è di difficilissima soluzione, perché i contratti si fanno in due e per scioglierli ci vogliono sempre le due parti, voglio dire. E quindi il monte ingaggi previsto sulla base dei contratti per l'anno, per il campionato di serie, il prossimo campionato, l'hai ricordato prima, dovrebbe essere intorno ai 5 milioni. Il contributo che viene dalla federazione attutisce minimamente questa cosa, è un impatto molto forte, perché la squadra scende di categoria, quindi verosimilmente avrà anche dei ricavi inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti, ha una sua situazione debitoria che non sappiamo, bisognerebbe leggere il bilancio, ma comunque si va a innestare una situazione negativa in una certa situazione che nell'ultimo anno, diciamo, sicuramente ha dato qualche problema. Allora il punto qual è? Che si potrebbe trovare una soluzione intermedia, nel senso di con quelli per i quali sarà possibile arrivare a una transazione, cioè a dire guarda, ti liquido su, facciamo, stabiliamo un accordo, ti devo dare X, ti do Y, tu mi dici, ma dovrebbero essere delle soluzioni vantaggiose e ovviamente condotte da persone esperte, magari da un nuovo direttore sportivo. Dopo ci arriviamo a questo argomento. Quindi io questo che dico, perché se no, diciamo, non ne veniamo, io non credo che tutti questi giocatori che hanno il contratto già anche per il prossimo anno, e che intanto la disponibilità a scendere di categoria, ma quello è relativo, perché voglio dire, se no vuol dire che qualche altra squadra ce l'hanno, allora se ne vanno da un'altra parte, il Pescara si risparmia, diciamo, lo stipendio, ma il punto è che non ce li vedo questi giocatori. Si avrebbe un doppio danno quello di doverli pagare, sì, e di doverli utilizzare, quindi se si chiede di fare una rivoluzione di doverli utilizzare o di tenerli forzatamente
o di tenersi forzatamente ai margini, ma non è una cosa, cioè in una stagione in cui tu devi riprogrammare seriamente per ripartire, questi sarebbero, forse sono all'inizio i principali problemi che la società potrebbe avere, quindi vanno affrontati secondo me con urgenza, con coerenza e magari ricorrendo anche a delle forme transattive pur di ricostruire un nucleo che abbia una nuova credibilità, che abbia una nuova valenza per la categoria, soprattutto per la nuova categoria che sicuramente non è la Serie B, ci vorranno dei giocatori adatti e ci vorrà soprattutto, secondo me, staccata dalla presidenza, dalla proprietà, una figura di un direttore sportivo manager adesso capace. Parleremo anche di questo, perché tra i punti citati proprio dal presidente nelle sue dichiarazioni vorrei sentire anche Riccardo e Francesco i vostri punti di vista. Questo è veramente un grandissimo problema, credo che sia un problema quasi insormontabile. Perché l'unica soluzione, cioè non l'unica, una delle soluzioni potrebbe anche essere quelli che li metti fuori squadra. Però chiaramente dicendogli non rientri più nei nostri piani e trovati una squadra. Stare fermo per un giocatore vuol dire finire la carriera dopo 30 anni, se non finirla, quasi finirla. E quindi ci sarà questo braccio di ferro che credo che non porterà sicuramente nulla di buono. E qualcuno sarà sicuramente opzionabile da qualche società, qualcun altro sicuramente no, però devo dire la verità, tranne qualcuno, io qualche giocatore onestamente lo terrei, adesso non facciamo dei nomi, ma non è che su una rosa di 28 persone devono andare via, una volta che tu qualche giovane che hai, qualche prestito che magari lo puoi riscattare o può rimanere anche in C, abbiamo comunque dei giocatori che non sono proprio tutti da buttare via, a mio avviso. Quelli che hanno contratto è meglio che vadano via subito da Pescara, soprattutto quelli che hanno contratti pluriennali. Sì, ma sono quelli che difficilmente, facciamo un nome, Mushai. Stiamo parlando di questa difficoltà. Facciamo un nome, senza problemi. Mushai ha un contratto, siamo ancora per 2 anni. Se non trova una squadra, dove va? Ma se non ha dimostrato di valere quel che percepisce, c'è anche un danno tecnico, no? Io ti sto dando ragione, ma ti domando dove va. Risolverò noi questo problema, quindi chi di competenza. Francesco, come la vedi? La vedo male perché in partenza stai sotto di 3 milioni, perché hai detto bene tu, se sono quasi 2 milioni del paracadute e 5 milioni lordi dei giocatori che hai già sotto contratto, al paese mio 5 meno 2 fa 3, ossia non comincia la stagione e stai sotto già di 3 milioni. Più dopo devi completare la squadra, la devi rifare dall'inizio e quindi sarà difficile. Ha fatto un esempio giustamente Riccardo, Memushai. Chi se lo prende? Magari se lo prende qualcuno e come lui tanti altri giocatori. E poi aggiungo che è inutile parlare di un direttore sportivo, di una figura e tutto il resto. Sebastiani ama fare calcio in prima persona, ce lo ha dimostrato in tutti questi anni, è andata bene per tanti anni, è andata male lo scorso anno fino allo spareggio, è andato malissimo quest'anno. Sebastiani, se non cambia idea, e secondo me non lo farà, perché paga in prima persona e quindi vuole continuare a fare calcio, è inutile che diciamo, che io pure l'ho criticato, i direttori, ripeto, Bocchetti o chiunque altro sia. Sebastiani vuole fare calcio in prima persona, quindi non ci sarà, secondo me, posso anche sbagliare, mai un chiamiamolo direttore sportivo, generale, come volete, che faccia da organizzatore, da tramite tra la proprietà, la presidenza e il resto del mondo Pescara Calcio. Bene, allora, primo break pubblicitario e poi ci sarà anche il primo ospite della serata, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini.
Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 44 minuti, sempre in diretta dallo studio centrale di TV6. Tra gli amici collegati abbiamo una bandiera del calcio pescarese e un allenatore, ex difensore bianco-azzurro, Giacomo Di Cara. Buonasera Giacomo, ben ritrovato, come stai? Buonasera a tutti, come sto? Bene, sto bene, anche se come tutti i tifosi sto vivendo, e tutti voi, sto vivendo non benissimo questa brutta pagina del Pescara.
Una brutta pagina che per fortuna tu non hai mai vissuto con la casacca bianco-azzurra, però ti coinvolgiamo perché non so se seguivi il discorso precedente. La prima problematica per ripartire è quella di liberarsi di contratti pluriennali di senatori che hanno dato ben poco e sono legati ancora al club bianco-azzurro. Adesso non ti chiedo cosa fare, cosa non fare, ma perché manca adesso quel senso di appartenenza che una volta era la caratteristica principale di una generazione di calciatori? Perché purtroppo non ci sono più tanti giocatori di proprietà, quelli che arrivano per prestito, tante volte arrivano, parlo un po' in generale, per favori da fare ad altre società, per una serie di motivi che nel calcio stanno rendendo il tutto molto più complicato. Il calcio è un gioco semplice che quando si vuole complicare diventa brutto, non c'è più quel senso di appartenenza proprio per questo motivo, perché un giovane che va in una società e ha l'unico obiettivo di ritornare alla casa madre, nel momento in cui va in difficoltà e non gioca, ha poco interesse ad avere quel senso di appartenenza. Il senso di appartenenza è della casa madre, quindi il suo unico obiettivo è quello di fare bene per tornare poi indietro e avere credenziali, non certo per rimanere nella società che... Questo è vero, però il riferimento agli elementi sotto contratto riguarda senatori, quindi a giocatori che hanno dato anche tanto alla causa bianco-azzurra. Oggi però è come se la società fosse un po' vincolata a queste situazioni. Ti è mai capitato di vivere una situazione del genere da calciatore? Essere legato a un contratto e la società che non ti voleva più? Guarda, io probabilmente sotto questo punto di vista sono una mosca bianca, perché io ho vinto un campionato ad Ancona, avevo un altro anno di contratto e ho preferito andare via piuttosto che fare un anno di Serie A. Ma non per una mancanza di, ecco, tra virgolette, appartenenza, ma per altri problemi. Sicuramente questa squadra che ha partecipato quest'anno veniva comunque da un'annata passata che sulla carta aveva ciccato, perché sulla carta era retrocessa, poi sono successi i problemi del Trapani, è andata a giocare il play-out con il Perugia e l'ha vinto. Quindi quella squadra è ripartita con una rosa di giocatori che purtroppo sulla carta, questo è quello che è successo, era già del processo. Quindi di quella, adesso io non è che voglio fare tanto il fenomeno, però io di quella squadra avrei tenuto pochi elementi, avrei cambiato completamente. Quindi si deve fare già prima questa rivoluzione che non c'è stata e che speriamo si faccia ora. Sì, allora, siccome io leggo interviste, cioè sento e leggo interviste, poi io non riesco a stare in silenzio, anche se probabilmente quello che dico mi torna contro, ma io problemi non ne ho, perché se non sto bene in questo mondo è proprio perché sono abituato che quando vedo le cose fatte male non riesco a stare zitto e quindi le dico. Quando si parla di senatori, quando si parla di gente che non ha mordente, che non ha appartenenza, io sinceramente sarei ripartito, come detto prima, da pochi elementi che sono stati affidabili negli anni precedenti e poi avrei cambiato tutto, ma rendendo il giocattolo molto semplice. Poi ripeto, quando le cose vogliono essere fatte più complicate, ci sono dei ruoli che devono essere rispettati, tutti devono dare il proprio contributo, e quando questo
Io parlo a livello generale a tutte le specifiche, perché la società prevede delle figure che sono obbligatorie. C'è un presidente, c'è un direttore sportivo, c'è un allenatore in seconda, c'è un preparatore atletico, e a cascata poi ci sono delle figure che sono obbligatorie nel mondo del calcio, e ogni figura del mondo del calcio deve avere la propria competenza, deve avere il proprio spazio e deve decidere per quello che è la sua competenza. Andiamo nello specifico, Giacomo. Ecco, tu calciatore, con un contratto, rimarresti in una piazza a dispetto dei Santi? Ma io dipende da quello che poi è il programma di una società. Beh, dopo perché... essere retrocesso due volte, però il caso specifico è Pescara, quindi due retrocessi. Allora, io parlo per vissuto. Io sono stato a Perugia, e a Perugia c'era un presidente che era, tra virgolette, nuovo del mondo del calcio, e quindi io avevo tante volte dei confronti con lui e cercavo di un po' indirizzarlo per fargli capire che il calcio era molto più semplice di quello che poteva sembrare, anche se poi, come detto prima, lo si rende molto complicato. Quest'anno a Perugia hanno fatto una politica seria, hanno fatto le cose fatte per bene dopo un fallimento. Ricordiamo che hanno assunto un nuovo direttore generale, Comotto, un nuovo direttore sportivo, Giannitti, un nuovo allenatore, Caserta. Quindi piazza. Quello che dicevo prima. Sì. Siccome io ho vissuto la situazione di Perugia e sapevo quelle che erano le idee del presidente, quest'anno sono stati fatti passi importanti, ho chiamato il presidente per congratularmi con lui e mettendo in evidenza proprio questo. Gli ho detto: presidente, hai fatto le cose come vanno fatte, senza peli sulla lingua, perché io poi con lui avevo un rapporto molto schietto. Gli ho detto: presidente, hai fatto le cose fatte per bene e hai vinto il campionato. Posso dire culo, e ha avuto anche culo, perché... E nel momento di difficoltà, quando gli altri perdevano, tu perdevi, alla fine voi ci avete creduto lo stesso. Il Padova è arrivato corto e voi avete vinto il campionato facendo le cose, perché hanno preso un direttore sportivo che aveva competenze, che sceglieva giocatori, che ha scelto l'allenatore, che ha fatto le cose fatte per bene per vincere un campionato difficile, che lo dico senza problemi, è veramente mediocre, perché è un campionato mediocre che io bene o male ho seguito, ho visto qualche partita, è veramente è inguardabile, perché è una categoria di una qualità che si è quasi azzerata. Ci sono squadre più forti in Serie B quasi che in Lega Pro. Quindi io mi auguro. Giacomo, per chiudere, che consiglio daresti allora presidente Sebastiani? Consiglio di fare le cose fatte per bene, fare le cose prendendo giocatori non importanti, ma giocatori pronti per questa categoria, giovani di valore. Ripartire da giocatori che tengono veramente a questa maglia, e dopodiché, ecco, cioè essere pronti per risalire, perché rimanere un anno in quella categoria significa non dico morirci, ma fare una fatica immane poi per venirne fuori, perché poi diventa veramente difficile, ma per una serie di problemi legati anche a contributi, poi, certo. Quindi ci sono tante cose che, se uno è capace, è bravo a riorganizzarsi velocemente, riesce a far bene, altrimenti poi la vedo veramente, veramente dura. Giacomo, ti faccio salutare il tuo ex compagno di squadra, Michele Gelsi, che è collegato con noi. Eccoli, Gelsi. Ciao Michelino! Grande Giacomo! È stato troppo duro!
ho imparato anche a parlare ultimamente, bravo Giacomo. Allora salutiamo Michele Gelsi, ringraziamo Giacomo, grazie per questo contributo. Ciao a tutti. Michele, qualche momento di pazienza e arriviamo per te, perché tornate le dichiarazioni del presidente Sebastiani, si è parlato anche di Grassadonia e dei direttori, poi sentiremo anche cosa ne pensa Michele Gelsi. Su Grassadonia ha detto potrebbe rimanere, ma nessuna decisione è stata presa. Per quanto riguarda le posizioni di Repetto e Bocchetti, nella prossima stagione ci sarà solo un direttore sportivo. Ripartiamo da Totò, che ne pensi? Totò c'è? Ah, si può... Sì, c'è. Cioè, no, che tempo è? Penso tutto e il contrario di tutto, perché io se quello che sento, se ho questo contatto, cioè noi stiamo parlando di una cosa che abbiamo letto sui giornali, che non, senza confronto, voglio dire, per cui sì, sulla carta, questa famosa carta è una cosa normale, però come stiamo sottolineando più volte è tutto da vedere, cioè bisogna capire come va avanti questa cosa, perché cioè qua scusa se faccio un inciso, secondo me il problema principale è che il Pescara Calcio deve cambiare proprio la politica che ha portato avanti in questi anni. Qual è stata la politica? Quella di prendere soprattutto dai settori giovanili importanti, Atalanta, Roma, Milan, Inter, giocatori che potete anche che comunque potevano essere un investimento, e come tali sono stati trattati, tanto che ha fatto diversi affari, da Gravion a Zappa e via dicendo, a Bettella, la società. E poi ovviamente chiudendo il cerchio con questi giocatori che non costavano solo il contratto, che alla fine è diventato un peso, voglio dire, perché quello che poteva essere, quindi patrimonializzare tipo, l'organico tecnico, esattamente. Il problema adesso è diverso, perché non è che puoi andare a pescare nei vari primavera sperando di farci poi le plusvalenze che ti servono giustamente per una società come Pescara, e quindi in Serie C non puoi fare questo tipo di discorso, così come il problema degli anziani, cioè dei veterani, anche questo è un problema che il primo anno non è un problema, però poi alla lunga diventa un problema, chiaramente. Vuoi dire, l'hai detto tu stesso, Memusai insomma ha vinto un campionato, ha fatto grandi campionati a Pescara, in questo momento sembra che sia un peso, ma anche economico, perché è chiaro che allungando il contratto poi diventa un peso. Totò, e quindi allora ti chiedo, Totò, Grassadonia secondo te resterà, e chi sarà l'unico direttore sportivo? Ma Grassadonia non lo so, guarda, se resterà, perché chiaramente sicuramente ha fatto in maniera abbastanza discreta il suo lavoro, però è tutto da capire qual è l'intenzione Pescara. E poi anche per il direttore sportivo, la risposta che ha dato il presidente leggendo questa serie di intervista è resterà un solo direttore. E che significa? Che è una scelta tra Repetto e Bocchetto, oppure che si cerca una terza soluzione? Quindi vuol dire un enigma che magari stando faccia a faccia con il presidente magari si potrà anche scoprire. Quindi si può dare diverse interpretazioni. Esatto, secondo me sì. Toro, che pensa sia su Grassadonia sia sui direttori? Ma guarda, io penso che in qualunque azienda, anche non sportiva, ci sono degli obiettivi, ci sono delle persone pagate per raggiungere determinati obiettivi. Qui viviamo una situazione in cui gli obiettivi principali, anche quello fondamentale di salvare la categoria, purtroppo non è stato raggiunto. Allora, nel rispetto della professionalità e del lavoro di tutti, una prima cosa da fare è sostituire chi non, per la sua parte non è stato in grado di contribuire, no, ad arrivare a questo obiettivo primario. Quindi io penso che bisognerebbe sostituire i direttori sportivi. Il fatto se poi sia uno o sia due dipende da quello che intendeva il presidente, adesso non lo possiamo sapere se sia una persona che raccolga in sé più mansioni. Io penso che l'idea sia quella di affidare ad una persona staccata dall'ambiente, nuova e ovviamente esperta della categoria, almeno questo mi auguro, e quindi che entri ex novo e che abbia dei poteri tali da poter veramente rifondare questa squadra. Quindi secondo me ci sarà un nuovo direttore sportivo, ci dovrebbe essere un direttore sportivo sicuro. Invece su Grassadonia sono un po' più cauto, nel senso che può darsi che ci siano delle
ci sia una parte di volontà di volerlo conformare, di volerlo confermare, perché il Presidente in più di un'occasione, parlandoci, ha voluto sottolineare il modo di lavorare di Grassadonia, l'impegno e la professionalità, sottolineando che lui diceva qua la squadra lavora, io lo vedo quello che fanno, cioè, poi purtroppo i risultati non arrivano. Quindi secondo me Grassadonia ha qualche probabilità di rimanere, e le figure dei direttori vanno sostituite, gli obiettivi non sono stati raggiunti, se no siamo sempre punto e da capo. Abbastanza chiaro Paolo Toro. Riscaldiamo subito Michele Gelsi, lo coinvolgiamo con queste due domande, poi andremo in pubblicità e Michele resterà ancora qualche minuto con noi. Michele, allora, hai letto le dichiarazioni del Presidente Sebastiani su Grassadonia e sul non nuovo direttore sportivo, resterà un solo direttore sportivo, cosa succederà secondo te? Grassadonia resterà e chi sarà il direttore sportivo? Ma guarda, io mi sono espresso già un anno fa, dopo lo spareggio con il Perugia. Secondo me già dall'epoca doveva essere fatto un ripulisti dopo quello che è successo l'anno scorso, cioè tagliare proprio dalle radici direttori, giocatori, tenere, come ha detto Giacomo, due o tre giocatori che erano stati un pochettino più affidabili, poi il resto deve essere tutto cambiato. Invece siamo rimasti con quasi tutti i giocatori, stessi direttori, come se niente fosse, e purtroppo poi gli errori li paghi. Secondo me, ti stiamo un po' perdendo, però ci sei ancora, Michele. Ok, sui direttori abbiamo capito, sull'allenatore non c'è più Michele Gelsi? Vediamo un po'. Enrico? Sì, Francesco, sostituiscilo tu. Il discorso di Paolo è perfetto. Io però mi permetto di parlare con i fatti. Negli ultimi 10 anni chi le ha fatte le scelte? Negli ultimi 10 anni a chi è che non è andato bene Pillon? Negli ultimi 10 anni, attenzione, con tutto il grande rispetto che porto, scusami Francesco, lo riprenderai dopo perché è tornato Michele Gelsi, facciamo completare lui. Michele, ci sei? Sì, e io ti dicevo che secondo me dopo quello che è successo ulteriormente dopo un anno non deve più rimanere nessuno, né direttore né allenatore, deve essere una nuova linfa in tutti i sensi. Prendere giocatori di categoria, gente che ha voglia di correre, gente che ha voglia di dimostrare che può stare non in Serie B ma in Serie C, per poi andare a step. Quindi secondo me è una situazione molto difficile per il Presidente in questo momento qui, ma soprattutto... Bene, allora la linea non è ottima, però abbiamo capito il senso, andiamo in pubblicità e poi torneremo con Michele anche. Michele, ci sei? Sì, scusate ma mi stanno chiamando, chiamano sempre nel momento sbagliato. Sì. Però ti dicevo, secondo me per il Presidente sarà dura, anche perché prima di tutto bisogna pensare anche alla città, a questi tifosi che sono i primi a essere mortificati. Perché Pescara non merita una categoria come la C1, merita altri palcoscenici, però purtroppo la realtà è questa, quindi bisogna lavorare e programmare per tirarsi fuori prima possibile da queste sabbie mobili. Michele, puoi pazientare qualche minuto, andiamo in pubblicità, poi torneremo in studio. Assolutamente Francesco, sì. Francesco, non mi sono dimenticato di te. Sì, Michele, sì, non ti preoccupare. A tra poco. Va bene. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
IZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 9 minuti, rientriamo in diretta, sempre collegati con noi Francesco Di Francesco, Paolo Toro, Antonio De Leonardis, Riccardo Clinque, Michele Gelsi, Andrea Costantini. Però c'è una novità per quanto riguarda la Serie C, i playoff, cos'è successo? Sì, perché ci sono stati casi Covid nella Virtus Verona e quindi la gara di primo turno tra la Triestina di Beppi Pillon e la Virtus Verona è stata posticipata a sabato prossimo, ore 17:30. Però il secondo turno dei playoff si sarebbe dovuto giocare dopodomani, mercoledì, e allora i playoff hanno un piccolo posticipo di giorni. Il secondo turno, anziché giocarsi dopodomani, mercoledì 12 maggio, si giocherà mercoledì 19 maggio e questo spostamento si protrarrà fino alla finale di ritorno, finale playoff, che anziché giocarsi il 13 giugno si giocherà il 16 di giugno, mercoledì. Azzurra. Bene, riprendiamo il filo precedente, avevo interrotto Francesco Di Francesco. Francesco, allora, cosa volevi sottolineare? Poi sentiamo gli altri amici. Concludo velocemente dicendo che, con tutto il rispetto che ho per per Sebastiani come uomo e come presidente, tutto quello che state dicendo, si parlava giustamente durante la pubblicità con Gelsi, che le ha viste tutte nel mondo del calcio, c'è esperienza, serietà e tutto il resto. Sono d'accordo, è vero, il direttore sportivo fa il direttore sportivo, ci vuole l'allenatore, ci vuole quello, ma presidente Sebastiani negli ultimi 10 anni ci ha insegnato
e ci ha fatto vedere cose diverse. Ripeto, fino a un certo periodo è andato bene, gli ultimi due anni malissimo. Cambierà strategia? Se gli basterà un solo direttore sportivo? Dei due che ha, se ne resta uno, mi auguro sia Repetto. Se poi ne prende un altro, ma se il direttore sportivo si chiama Repetto o un altro e dice come allenatore prendiamo X e poi da altre strade qualcuno suggerisce a Sebastiani, no, invece di X prendiamo Y, non ho altro da aggiungere, fate voi le considerazioni. Si parte con il piede sbagliato, poi ti può andare anche bene. Paolo Toro, Riccardo Clinco e Paolo Toro, allora secondo voi resterà Grassadonia e il direttore sportivo chi sarà? Uno nuovo, uno tra Repetto e Bocchetti, che succederà? Riccardo. Io mi auguro che il direttore sportivo cambi proprio per i discorsi che sono stati fatti, ma credo che rimarrà Bocchetti come direttore sportivo. E rimane Grassadonia? Penso di sì, perché Grassadonia è un buon allenatore, una persona seria, si sono sempre espressi come un grande lavoratore e quindi credo che non stravolgeranno poi più di tanto. Io tutta questa grande pulizia che dicono tutti, che abbiamo detto anche questa sera, non so se poi alla fine si avverrà. Secondo me rimarrà Bocchetti, rimarrà Grassadonia e qualche giocatore andrà via, qualcuno rimarrà e faremo la C in questo modo. È un mio pensiero, non so. Però rimanendo tutti e no, tutti no. Capire, non restando Repetto, non è che facciamo passare Repetto come il responsabile di questa retrocessione. No, sì, probabilmente. Se è l'unico che non ho confermato. Ho capito, però probabilmente. No, ho detto che. Ma non ho detto che è così. No, ho detto, no, se dovesse. Secondo me, Repetto, per come io vedo e meno male li conosco, credo che Bocchetti rimarrà direttore sportivo e credo che Adriano rimarrà allenatore del Pescara. Ma lo penso io, non lo dai. Poi se mi dici che cosa vuoi tu è un'altra cosa. No, vogliamo noi interessare. Secondo me rimarrà Bocchetti e Grassadonia, perché il presidente sul mister si è sempre ha sempre parlato di un grande lavoratore, persona molto seria, e non credo che lui lo stima Grassadonia, quindi poi resta Bocchetti, Riccardo, Grassadonia, scusami se interrompo velocemente, scusa Enrico, sì, va benissimo Bocchetti, va benissimo Grassadonia, ma se Grassadonia chiede determinati giocatori come ruolo e poi gli vengono presi è un conto, altrimenti si parte con il piede sbagliato. Grassadonia è arrivato a 5 giornate dalla fine. Ma chi ci rende? Io parlo per la prossima stagione. Chiedo scusa. Paolo Toro? No, io quello ho già detto prima. Secondo me c'è la necessità di un vero, cioè di un nuovo direttore sportivo completamente distaccato, che abbia nel rispetto dei ruoli, che assuma dei poteri significativi diversi da quello della presidenza. Per quanto riguarda Grassadonia, secondo me ci sono discrete possibilità che possa essere confermato, visto la fiducia di cui gode da parte dell'attuale proprietà. Ecco, torno da Michele Gelsi, perché prima con Giacomo Di Cara parlavamo del Perugia che in un solo anno è riuscito a tornare in Serie B e Santo Padre ha applicato un'autentica rivoluzione, fuori il suo DS di fiducia Goretti, nuovo direttore generale Comotto, nuovo direttore sportivo Giannetti, nuovo allenatore Fabio Caserta. D'altronde, quando si precipita dovrebbero pagare tutti, sono due anni, quindi l'idea di far piazza pulita è un'idea che secondo te sta covando il presidente Sebastiani, cambiando anche modo di fare calcio, come sosteneva Antonio De Leonardis, perché a parte gli uomini bisogna modificare, anzi tornare a fare calcio come si faceva fino a qualche stagione fa. Il Pescara veniva preso anche come modello di fare calcio, poi non si sa cosa è successo. Michele. Ma il Perugia insegna, poi al di là, come diceva Giacomo, c'è stato anche quel pizzico di fortuna che non tutte, se tu ci fai nelle percentuali, chi retrocede dopo un anno è difficile che ritorni se non Serie B, il Perugia ci è riuscito, ha fatto un'ottima campagna acquisti, ha preso un allenatore secondo me bravo di categoria, perché ha sempre fatto la C, quindi la conosce bene, sa come gestire, ha preso un ottimo direttore sportivo che è competente, ha preso degli buoni giocatori, quindi hanno fatto un ripulisti, ha tenuto mi sembra 2, 3, 4 giocatori, non di più, e ha avuto la fortuna di approfittare anche della defaianza che ha avuto il Padova, perché a un certo punto c'era 7-8 punti di svantaggio da Padova col Perugia. Michele, nelle ultime 8 partite il Perugia su 24 punti in palio ne ha presi 22.
Sì, sì, ma poi quando... La conferma di quello che dicevi, Subentra la fiducia, dopo vai da solo. Quando hai capito le idee del mister, l'affidamento della squadra, il gruppo, penso che dopo va da solo. Ma al di là che se l'ha perso il Padova, l'ha vinto il Perugia, c'è da dire che il Perugia è in Serie B e il Padova deve fare i playoff. Io ripeto, ho la mia idea, il presidente lo stimo, è una persona che io conosco e al di là del presidente c'è amicizia. Però il consiglio che gli darei io: deve avere il coraggio di fare un ripulisti, affidarsi a persone competenti, di un direttore che dica voglio Enrico Rocchi, e il presidente CSI dice che vuole Michele Celzi come allenatore e il presidente dice sì. Ognuno deve rispettare i propri ruoli, non deve fare, ognuno deve rispettare, da partire dal presidente, direttore, allenatore, magazziniere o massaggiatore, ognuno ha il suo ruolo. Secondo e me poi basta avere le idee chiare, Michele, perché ad esempio la Salernitana oggi ha vinto il campionato con Castori, che era retrocesso, però si capiva che era un allenatore valido. In squadra aveva Bogdan, me lo sottolineava prima Andrea Costantini, Bogdan che era retrocesso con il Livorno, Gyomber che era retrocesso con il Perugia, ed è diventata però una squadra vincente. Quindi l'importante è avere le idee chiare e giocatori funzionali al progetto soprattutto. E non scordiamoci che avevano Jaroszewski, che noi ce l'avevamo, esatto, fino a dicembre. Poi retrocessa, che ha vinto il campionato. Sì, sì, certo, ma ripeto, poi il calcio secondo me non c'è da inventare tante cose, il calcio è semplice. Castori ha fatto sempre un 4-4-2, ha sempre valorizzato i suoi giocatori. Djuric, che è una torre, quindi non si è fatto mai problemi a buttare la palla avanti e andare sulle seconde palle. Si è adeguato come conoscitore di categoria e ha vinto il campionato. Come, tornando al discorso che faceva Giacomo, se la C è proprio mediocre, anche la Serie B non è che sia tutto questo gran campionato. Però ripeto, e adesso dobbiamo vedere i nostri panni in casa nostra, e certo, i nostri panni vanno lavati nel miglior modo possibile per cercare di ritornare nei palcoscenici che ci competono. Per Michele c'è una domanda da studio di Andrea Costantini, prego Andrea. Sì, intanto aggiungo una curiosità, perché Bogdan è tuttora un giocatore di proprietà del Livorno che è retrocesso in D, e lui in prestito alla Salernitana è andato in Serie A. Chiedo a Michele Gelsi, che saluto, se sarebbe opportuno il prossimo anno che il Pescara venisse inserito nel girone B, che passa per essere un girone più tecnico, oppure nel girone C, che passa per essere un girone meno tecnico, ma dove ci sono squadre, quelle soprattutto del sud, che hanno più blasone. Mi viene in mente Palermo, Bari, Avellino, Catanzaro e altre, Catania, perché quasi tutte queste insomma non saliranno, c'è un solo posto e bisogna anche vedere se sarà una del girone C a salire. Quale dei due gironi sarebbe meglio? Ecco, prima della risposta di Michele, Andrea, sottolineiamo che voci dal palazzo, sì, ci dicono che Pescara e Teramo potrebbero essere inserite nel girone B. Vedremo, sì, se succederà. Sono delle sommarie indiscrezioni circolate che abbiamo raccolto in questi giorni, pare che insomma ci sia questo indirizzo, cioè di inserire Pescara e Teramo nel girone B. Ricordiamo che il Teramo fino a due stagioni fa ha militato proprio in quel girone. Michele. Ma io l'ho fatto tutti e due, sia quello C, la vecchia C1 insomma, sì, e col Perugia e con l'Arezzo. Non è tanto il girone quanto la squadra che vai a fare, i giocatori pronti per cercare, che tra la Serie B e la Serie C è come il giorno e la notte, non giochi a calcio se non quando giochi all'Adriatico, quando vai in campo. Però voi del Perugia eravate una corazzata, no? Nonostante che eravamo una corazzata, noi siamo arrivati secondi dietro il Palermo. Sì. E però dopo uno spareggio fatto con la Cireale a Foggia, eppure eravamo corazzata, ma proprio per quello che poi quando vai nei campi, quando affrontano una corazzata come può essere il Pescara il prossimo anno, come lo è stato il Bari o la Ternana, danno tre volte tanto. Quindi non è questione di girone, è questione di mentalità che deve essere messa, inculcata prima possibile ai giocatori che prenderanno. Ecco perché ci vuole in questo momento qui gente che conosce la categoria a partire dall'allenatore, e giocatori che abbiano già fatto la categoria, abbinati a gente un pochettino più di qualità, ma non di qualità, non ci serve. Serve queste categorie, serve tanto agonismo, tanta corsa,
e tanto spirito e sacrificio per vincere questi campionati qua. E quanto conta l'ambiente che ovviamente a Pescara adesso è avvelenato? Quello sarà importante ricucirlo immediatamente. Ecco, e si può ricucire solo facendo delle scelte ponderate e che anche la città avvalli su quello che sono le scelte della società. Non che la società deve fare, si deve mettere a disposizione della città, però la città è importantissima per i risultati di una squadra. Io l'ho testato sulla nostra pelle ogni volta che giocavamo. Avevamo questi tifosi che per noi erano importantissimi. Quindi secondo me il ricucire il rapporto che ci deve essere con la città è fondamentale, anche perché facevo una riflessione e che mi fa pensare molto che nonostante la retrocessione Pescara è rimasta molto indifferente e questa non è una cosa, è brutta, bello, ma nello stesso conto calcisticamente non è una cosa bella, vuol dire che quando uno ti dice non ti preoccupare, tanto la migliore risposta è l'indifferenza, penso che Pescara abbia risposto in questo modo, l'indifferenza a questa squadra, a questo risultato, e questa è una cosa, secondo me, la cosa più brutta anche di una grossa contestazione. Però tocca al gruppo Pescara Calcio riconquistare la fiducia dell'ambiente, perché il tifoso assolutamente sì. Ti può stare adesso, ma il primo passo deve essere fatto dal gruppo. Assolutamente sì, Enrico, tu la conosci meglio di me, io ci sono stato adottato, tu ci sei nato. Adesso parlo di Pescara Calcio, compreso come società, giocatori, tutto, compreso, cioè, a 360 gradi. Coda fra le gambe, qualsiasi cosa venga detta, bisogna essere zitti e mosca e pedalare per cercare di riappacificare il tutto. E questo si fa solo lavorando, far vedere che sei attaccato alla maglia, far vedere che sudi la domenica, far vedere che puoi perdere, ma perdere con dignità. E tante volte quest'anno abbiamo perso senza metterci neanche tanta dignità durante totte partite, secondo il mio punto di vista. E questo, secondo me, al pescarese è la cosa che dà più fastidio, che lo ferisce molto, 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 molto. Totò, sei d'accordo con questa valutazione che l'ambiente, certo, non recita un ruolo di primo piano, però è un elemento di valore, perché in un ambiente avvelenato è difficile lavorare. Il prossimo anno tornerà anche il pubblico allo stadio, anche se in percentuale, quindi... Totò? No, stavo dicendo, io forse ho vissuto un calcio diverso, perché io ho sempre sostenuto, per quello che ho visto, che sì, è stata sempre la squadra a caricare. Infatti l'ho detto, a il caricare gruppo calcio che deve riconquistare. Cioè, l'esatto contrario, quando si parla del grande pubblico, cioè, ma è la squadra che deve trascinare il pubblico. Questo l'abbiamo vissuto, che so, negli anni 70, Tom, certo, Rosati non poteva nemmeno entrare allo stadio Adriatico perché l'avevano dato la mezzanotte, per dire, e quella squadra poi è arrivata a trascinare il pubblico, per trascinare i tifosi che l'avevano abbandonato a vincere due campionati diversi. Il Pescara di Iaconi è stata la stessa cosa, sempre in Serie C, è nato tra il scetticismo generale anche per la retrocessione. Il Pescara di Galeone è il massimo esempio, perché veramente c'erano 2000 persone la prima partita all'amichevole col Messina, e poi è diventato quello che è diventato. Quindi vuol dire, deve essere la capacità di costruire una squadra comunque che giochi, che abbia appartenenza, si spirito di appartenenza. Questa è la cosa più difficile. Quindi la cosa principale, secondo me, in questo momento è soprattutto di scegliere l'allenatore giusto, perché l'allenatore che abbia lì vicino a lui un direttore sportivo di cui si guida e che la società faccia lavorare questi due. L'allenatore forte è sempre servito, non sono state delle sorprese. Quando parlo di Iaconi, voi ve lo ricordate, praticamente i campionati ne ha 22, perché uno gliel'hanno scippato l'anno prima, sì, con la famosa trasferta. Quindi rispetto dei ruoli, insomma. Esattamente, credo che questa sia la prima cosa, perché bisogna ripartire, ma in maniera chiara. In maniera chiara, al di là di tutte le chiacchiere che si possono fare, perché poi sappiamo il pubblico pescarese, ragazzi, il pubblico pescarese, quando le cose vanno in maniera normale, è fatto di 5.000 persone, l'abbiamo visto in questi anni, no? E poi all'improvviso, quando la squadra la vedi crescere, la vedi che ti entusiasma, lo stadio si riempie, si fanno le trasferte, tutte quelle. Ma questo succede da 40 anni, ragazzi, capito? Però Totò, rispetto agli altri anni c'è più indifferenza, e questo sì, sarà, è un aspetto da non sottovalutare.
Sì, però appunto Enrico, sono state due stagioni allucinanti. E come sì. Fai ad avere spirito di appartenenza per una squadra che ha vinto 7-8 volte? No, è parla stato... di indifferenza. No, ma l'indifferenza credo che nasca proprio da questo, perché se tu ripeti due stagioni di questo tipo senza nessuna appartenenza, cioè veramente c'è già il distacco, c'è se tu non fai un campionato più che dignitoso e già non c'è tutto questo affetto, chiamiamolo sì, così. Sì. Ma quando fai dei disastri come questo, come fai a pensare... Che deve fare? Poi soprattutto in un periodo come questo di Covid eccetera, certo, indifferenza certo. È la prima cosa, voglio dire. Quindi il problema è ricostruire veramente questo modo di fare calcio a Pescara, perché è questo che abbiamo abbandonato negli ultimi due anni, questo è il dramma vero. Paolo, Riccardo e Francesco, ultime battute soprattutto su questo aspetto ambientale. Paolo? Sì, io secondo me una dei primi punti del progetto di rilancio dovrebbe essere proprio questo, cioè l'indifferenza è vero che si è amplificata per effetto della pandemia, ma è anche vero che sono anni che tra la tifoseria e la proprietà, insomma, c'è un rapporto molto critico. Bisognerebbe invece cercare di ricondurre le cose per riportare tutti ad una collaborazione, diciamo, costruttiva, ad un clima che giochi sia la società, sia i tifosi, sia la squadra. Questo secondo me è questo, ovviamente il primo passo lo deve fare la società, chiaramente, cioè si deve fare in modo di ricreare un clima più distensivo e collaborativo. Questa è la prima cosa, unitamente a quella che abbiamo detto prima, individuazione di persone responsabili con esatta distinzione di ruoli e attribuzioni di poteri, senza interferire, senza troppo mischiare. La proprietà detta ovviamente le proprie leggi, traccia i programmi, quello che è. Però poi le persone che operano devono essere valide di categoria e devono essere lasciate in grado di lavorare in autonomia per raggiungere gli obiettivi. Riccardo, secondo me li raggiungo. Grazie Paolo, grazie. Riccardo e Francesco, per chiudere, Riccardo. Il mondo è cambiato moltissimo negli ultimi anni, come è cambiato il mondo del calcio. Non ci saranno più quelle cose che spiegava Totò, e purtroppo, dico purtroppo con la P maiuscola, dei tifosi, di questa voglia, delle trasferte. Il calcio è cambiato, perché ormai con la tecnologia da casa con un telecomando vedi tutto quello che vuoi. Prima si andava allo stadio a vedere le partite, perché c'era e ci si aspettava tutta la settimana per andare allo stadio. Ma forse la mia generazione, la nostra generazione, è l'ultima che ha questa voglia ancora oggi di andare alla partita. I ragazzi preferiscono andare in televisione, preferiscono, sono diventati più rari i rapporti umani, è un po' tutto diverso. La pandemia ha amplificato questa mancanza di abbonati, che già è 10 anni che c'è una discesa, e conseguentemente si arriva a questo. Che bene, Francesco? Beh, anche qui la storia ci insegna che l'entusiasmo lo cominci a creare con la campagna acquisti estiva, come costruisci la squadra, che allenatore prendi, quali sono i programmi, la chiarezza nel presentarti e nel dire quello che vuoi fare. Poi, come ricordava Totò, sono poi i risultati che accendono. Poi una piazza come Pescara, quando si accende, parlano gli ultimi 40 anni, diventa un fuoco che travolge tutti, ma tra i tanti problemi e compiti difficili in arrivo per Sebastiani c'è proprio questo, la costruzione e ricreare un minimo di entusiasmo che aiuti la squadra in fase di partenza. Michele Gelsi, chiudiamo con te, hai davanti il presidente Sebastiani, la prima cosa che gli diresti? Gliene direi tante, ma, ma la prima cosa che gli direi è di resettare tutto questo che è stato gli ultimi due anni, che secondo me lui è il primo che soffre, e rivalutare e ripartire da quando è iniziato. Era un pochettino più, faceva le scelte leggermente più ponderate, riusciva a prendere giocatori che poi dopo gli rendevano per quello che lui era la politica sua societaria, quindi ripartire da dove ha lasciato da 2-3 anni fa, secondo me. E lì era la strada giusta, questi 2 anni si è un po' perso, secondo il mio punto di vista.
o mal consigliato. Se è perso lui è stato mal consigliato. Speriamo che si ritorni a vincere e festeggiare da te al Lido Azzurro allora. Beh, speriamo bene, dai. Sei contento per Pescara bandiera blu? Almeno una bella notizia per la nostra città. Dopo 35 anni la città di Pescara premiata con questo riconoscimento. Devo dire che questo è un riconoscimento importante per noi del settore, anche perché abbiamo sempre combattuto contro mare pulito, mare sporco, e avere una notizia del genere non solo per noi balneatori, ma anche come, ecco, io parlo sempre da cittadino, e valorizza molto il lavoro fatto per la città, quindi è un traguardo per tutta la città, non solo per le addette ai lavori. Quindi complimenti al sindaco Carlo Masci. Michele, noi ti ringraziamo, ti auguriamo grazie buona a voi estate, così come saluto gli amici Totò De Leonardis, Paolo Toro, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco. Ciao. Andrea, grazie. Ciao a tutti. Ci rivedremo lunedì prossimo, saremo ancora qui per diverse settimane. Grazie a Maurizio Daguì in regia. Ci vedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto. Ciao ragazzi, buonasera.